Santo Stefano di Sessanio torna la celebre Sagra della Lenticchia, giunta alla sua 50ª edizione. La manifestazione, come sempre, richiama migliaia di visitatori e si tiene il primo weekend di settembre, momento in cui le lenticchie di fresca produzione sono pronte per essere consumate. La lenticchia di Santo Stefano di Sessanio è una leguminosa tipica dell'area pedemontana del Gran Sasso d'Italia ed in particolare del territorio di Santo Stefano di Sessanio in provincia dell'Aquila. È inserita tra i prodotti agroalimentari tradizionali abruzzesi e tra i presidi slow food. La coltivazione dei legumi sugli altipiani aquilani è una pratica antichissima. Nel caso della lenticchia di Santo Stefano di Sessanio, essa è documentata sin dal X secolo, addirittura prima della fondazione dello stesso borgo. Le lenticchie sono considerate da sempre la carne dei poveri e rappresentano il legume più antico coltivato dall'uomo. La coltivazione può essere effettuata esclusivamente sui terreni compresi tra i 1150 ed i 1600 metri. Nel 2008 i produttori locali si sono riuniti in consorzio per preservare la tipicità del prodotto. Fabio Santavicca, sindaco di Santo Stefano di Sessanio, oggi 50ª edizione di questa sagra celebre che ha subito uno stop di 2 anni ma che oggi torna a splendere in tutta la sua meraviglia. Forti come sempre, abruzzesi delle terre interne. Siamo arrivati oggi alla 50ª sagra, un evento ormai storico, diciamo, che valorizza il nostro prodotto di nicchia, la lenticchia di Santo Stefano di Sessanio. È un prodotto importante che per 50 anni continuiamo a far crescere e a far conoscere su tutte le tavole degli abruzzesi e le tavole anche degli italiani. Il Covid è stato un duro colpo per queste piccole entità, sia a livello economico sia a livello anche di promozione turistica, perché come noi sappiamo, abbiamo vissuto, ha bloccato un po' tutto quanto. Però quest'anno, nel 2022, riprenderemo più forti di prima e sempre con la stessa grinta, di far conoscere il nostro territorio e l'amore che mettiamo per portare avanti il nostro territorio. Questa è una lenticchia molto particolare, la lenticchia è un legume antichissimo che si coltiva a partire dai 1000 metri in su, è corretto? Sì, la lenticchia è piccola e preziosa, è un legume che ha necessità di crescere in terreni non molto ricchi, quindi la lenticchia di Santo Stefano è preziosa e è ormai nota perché cresce e rende, diciamo, ricche le nostre tavole e i nostri palati, perché appunto cresce su terreni molto poveri, molto leggeri a livello di composizione chimica, quindi è riscontrabile e riconosciuta per queste caratteristiche. Le posso chiedere qual è il programma di queste 2 giornate che si tengono sempre nella prima settimana di settembre? C'è un motivo particolare? Certo, la prima settimana di settembre non è un caso, perché le nostre lenticchie vengono raccolte appunto nel mese di agosto, poi dipende un attimo dalle stagioni, però diciamo che la raccolta principale viene fatta nel mese d'agosto, quindi è un modo per produrre, cioè per far conoscere appunto e per far assaggiare la nostra nuova produzione. Una manifestazione che però ogni anno attira veramente moltissimi visitatori incuriositi di assaggiare questo prodotto unico.
Sì, ormai nel territorio siamo riconosciuti come evento conclusivo della stagione estiva e questo ci fa piacere perché comunque è una tappa ormai ben salda nelle menti delle persone. Molti visitatori quest'anno nella stagione estiva, speriamo di continuare a destagionalizzare e quindi andare avanti anche nell'autunno inoltrato. Le attività sono molte e hanno voglia di portare avanti il nome del paese, il nome del territorio e ripeto, far riscontrare l'amore che ci si mette nel lavoro. Ettore Cerrocca, presidente del Consorzio di tutela della lenticchia di Santo Stefano di Sessanio, che vanta delle caratteristiche, possiamo dirlo, davvero uniche. Quali sono? Salve, la lenticchia di Santo Stefano è molto molto particolare, sia per quanto riguarda il gusto, la forma, il colore e il tempo di cottura, che è molto più breve della lenticchia commerciale. Il livello di proteine, il contenuto di ferro è superiore a quello delle lenticchie normali, quelle che normalmente si trovano nei negozi. Anche se l'aspetto più importante della lenticchia non è tanto il gusto o il sapore, ma è il legame che ha creato insieme al turismo e ha permesso a chi lavora qui, a chi fa agricoltura qui sul territorio, di poter continuare a produrre una particolarità biologica molto apprezzata. Cosa che diversamente sarebbe difficile fare, perché ci troviamo in posti dove l'agricoltura è molto molto... Non è facilmente praticabile, invece la presenza delle lenticchie ha permesso di mantenere viva una serie di attività agricole che altrimenti avrebbero chiuso. Ecco, quali sono le caratteristiche per coltivare questa lenticchia? Sì, noi siamo associati in un presidio e abbiamo un disciplinare di produzione molto rigido. Il territorio è definito nel disciplinare e comprende i comuni di Santo Stefano, Calacio e Castel del Monte. La quota di coltivazione supera i 1500 metri. Siamo circa 12 gli associati del presidio e non abbiamo un sistema di tutela. Il controllo è fatto direttamente e reciprocamente. Ognuno si controlla con l'altro associato, anche perché siamo su un territorio molto piccolo e quindi quello che seminiamo, quello che raccogliamo è visibile a tutti. Ecco, la lenticchia di Santo Stefano di Sessanio si coltiva qui ovviamente in questo comune, ma anche in altri comuni limitrofi. Sì, noi abbiamo il presidio, l'abbiamo creato nel 2005 e in quella data abbiamo allargato la possibilità abbiamo aumentato il territorio includendo anche gli altri paesi limitrofi proprio per avere più possibilità di produzione. Uno dei problemi più grandi della lenticchia è la contraffazione. Spesso vengono commercializzate lenticchie che purtroppo non sono quelle originali. La soluzione secondo noi non è quella di fare un controllo più minuzioso, ma quello di produrre un maggior quantitativo di lenticchie buone. E quindi con anche agricoltori dei territori vicini siamo arrivati a una produzione che supera i 300 quintali. Nel 2008 invece si è creato questo consorzio di tutela che opera proprio per valorizzare, tutelare e preservare questo legume antichissimo, l'antica carne dei poveri. Beh sì, i legumi rappresentavano le proteine per chi non poteva permettersi la carne. E abbiamo costituito il presidio proprio perché le attività di coltivazione sono molto difficili, c'è bisogno di un presidio proprio per dare una mano a tutti quelli che praticano questa attività. La grande fortuna, come dicevamo prima, è un'enorme richiesta da parte dei turisti che vengono a Santo Stefano in grandi quantità e quindi permettono il mantenimento di questa attività agricola. E oggi è una tappa veramente importante perché si festeggiano i 50 anni di questa sagra che celebra questo prodotto. Beh sì, sono 50 anni che la facciamo, io insomma dal 74 è stata fatta la prima edizione, abbiamo avuto delle piccole interruzioni e quest'anno festeggeremo in maniera adeguata un evento tanto importante per il paese e per gli abitanti. E come sempre, come ogni edizione, le persone vengono qui con grande entusiasmo. Vengono con un grande entusiasmo perché il paese è molto bello, e le lenticchie sono buone e soprattutto sono legati anche loro a questa tradizione che rimane da tanti anni. Vincenzo De Laurenzi, presidente della Proloco di Santo Stefano di Sessanio, che da sempre si adopera per la buona riuscita di questa manifestazione che ogni edizione accoglie tanti visitatori incuriositi, desiderosi di assaggiare questo prodotto incredibile, e questa manifestazione quest'anno compie mezzo secolo, una tappa veramente importante. Sì, buongiorno a tutti, sì, questo è un anno importante perché siamo arrivati alla 50ª edizione, è una tappa veramente importante perché diciamo è un percorso che è nato nei primi anni 70 fino ad arrivare ad oggi. La lenticchia è il prodotto tipico del paese che viene coltivata da molti coltivatori diretti e esiste anche un presidio della lenticchia di cui il presidente è Ettore Cerrocca, che si trova proprio qui in paese.
E quindi noi ogni anno, diciamo, abbiamo come evento di punta questa sagra. Arrivati al 50° anno abbiamo voluto offrire gratuitamente una lenticchia d'oro come primo premio offerta dal gioielliere Montaldi e altri premi offerti dagli operatori del borgo. Un menù davvero interessante che consentirà a tutti i visitatori di degustare questa lenticchia, ma ci sono anche altre specialità. Altri prodotti locali come il pecorino locale, ci sono gli arrosticini tipici abruzzesi, verranno fatte pizze fritte, insomma tanti prodotti, dei dolcetti a base di lenticchia e insomma altri prodotti. E tutta l'organizzazione coinvolge gli abitanti del paese. Abbiamo avuto un'ottima risposta come ogni anno da parte dei paesani che collaborano alla buona riuscita dell'evento. Buonissime, saporita. Sono uscite bene?